Sciopero di 4 ore a Torino contro le riforme pensionistiche e i licenziamenti prospettati dal governo. A indirlo la UILM. Secondo il sindacato, l'adesione media al primo turno sarebbe stata del 65%, alta anche l'adesione nelle aziende medio-piccole della provincia. Sulla questione dei licenziamenti più facili, sentiamo il segretario generale della UILM Torino, Maurizio Peverati, che abbiamo raggiunto telefonicamente. L'articolo 18 questa volta sì può essere messo in discussione, non tanto quanto 4-5 anni fa per due questioni sull'articolo 18 sembrava che dovessero licenziare il mondo. Successo niente allora. Oggi invece con le dichiarazioni che sono uscite su mettere mano su quel modello lì significa veramente cancellare l'articolo 18. Licenziamento se per giusta causa è una cosa, ma se un'azienda si trova in crisi e licenzia la gente funziona tutto, se però viene accompagnato da ammortizzatori sociali e da un accompagnamento di un altro lavoro. Ma visto e considerato che un altro lavoro è impossibile trovarlo, io credo che sia una questione che non sia proprio da nessuna parte in cui la si possa vedere. Queste invece le sue valutazioni sul tema delle pensioni. Noi avevamo chiesto di unificare per tutti un modello solo. Oggi in questo paese, se c'è la questione di allungare le pensioni, l'età pensionabile, credo che gli ultimi ad essere toccati sono già chi ormai è stato toccato. Il privato, ad esempio, è quello che ha l'età più alta per andare in pensione. Quindi tutto va bene. Cominciamo a dire che le pensioni per i parlamentari non ci sono più, cominciamo a dire che tutte altre categorie che hanno ancora delle differenziazioni tra il privato e queste categorie vengono parificate.